They're off to a perfect start. Toward the inside, it's Tycoon Conway Hall. Now hustling up on the outside, Curie D with speed, and in between rivals in third is Stole the Show. But from Denmark, Curie D has cleared the field and opens up by three lengths on Tycoon Conway Hall, representing Denmark. Then on the outside, it's Coke Steel in third. With Stole the Show, they're right alongside both Norway's representatives as they head to the half mile. Then second over is Back of the Neck as they approach the quarter pole. It'll be inside Canada's Loved by the Masses, about eight lengths from the lead. Etonaut got away well. He's on the outside third over. Down to his inside is Kennedy. They went the opening quarter in 27-4 as they move around the clubhouse turn the first time. Zakon Joe is now fourth over, and down toward the inside of the trailer is U.S.'s It's Academic. They move towards the half mile, and it's a clear lead here for Curie D from Denmark. The lead is swelled to six lengths on Tycoon Conway Hall. Then it's a gap of three inside. Coke Steel Stole the Show is on the outside, causing a bit of a logjam at this point. They went a half mile in 55-2, and isolated on the lead is Curie D and Okie Swanstedt. They lead it by about seven or eight lengths over Tycoon Conway Hall as they head towards three quarters. Next and third and saving all the ground, Coke Steel Stole the Show has been out a long way. So the two Norway representatives are side by side, and now a three wide blitz from Back of the Neck is starting to improve. Also three wide from the back is France's Etonaut. Down to the inside, Canada's Loved by the Masses. And then Kennedy from Sweden, they won three quarters, 1:24 as they move down the backstretch. And the clear leader has been Curie D every step of the way. Back of the Neck is making steady strides from the back of the pack. And dropping back toward the inside is Tycoon Conway Hall. Coke Steel looks to rally late in the game. And Curie D, the legs are getting heavy. They're looking to swallow that one up. They went the mile in 1:54-2 on the final turn in the Yonkers MGM International Trot. And it's Back of the Neck and Coke Steel side by side. Four lengths back, Canada's Loved by the Masses on the far outside, closing in from well back, Dave Miller, and it's Academic. They're into the stretch. And on the outside from Norway, Coke Steel has taken the lead and is kicked away from Back of the Neck in deep stretch. Norway's got it with Coke Steel. Won it by four. Back of the Neck second from the U.S. It's Academic from the U.S. was third. And Loved by the Masses, 2:23 for the mile and a quarter. Una grande felicità, una grande gioia. È una settimana che siamo qui aspettando questo evento. E abbiamo risolto qualche piccolo problema che si era verificato sull'ultima corsa a Napoli in lotteria e oggi ha dimostrato chi è. Dai. Very satisfied, full of joy right now. He's very proud that Coxstyle was able to show who he really is. He wasn't at his absolute best in the Lotteria in Naples a couple of weeks ago, and they've resolved a couple of issues, and now he shows who he truly is. Now, I believe they said that they had purchased the horse about 4 years ago, which is before they won the Elite Lop. How does this win here in New York compare with the win in the Elite Lop? You had to wait to get the first place finish in the Elite Lop, but that's two tremendous world-class races this horse has won. Ha vinto Elite Lop qui International Trot, che rappresenta di vincere qui dopo Elite Lop. Rappresenta un cavallo che ha vinto dappertutto, perché con oggi ha vinto in America, in Francia, in Svezia, in Norvegia, in Finlandia, in Italia, cioè è veramente un poligono. It's of course really big, and the even bigger thing is that this horse has won all over. He's won in Norway, he's won in Sweden, he's won in Finland, he's won in France, he's won in Italy, and now in the United States. Yeah, and he also won this year, I believe, in a three heat event where he had to race three times in one day, is that right? Anche ha vinto una corsa dove correre tre volte la stessa giornata, no? Sì, a Cesena. Nel campagnato europeo. Yeah. Due volte. Perché l'altra corsa l'ha vinto un altro cavallo nostro e lui è arrivato secondo. He won two of those heats, right? Yeah, exactly. He raced the European Championship in Cesena and he also won there, and the other race. There were three races. He won, Coxstyle won two of them, and their other horse won the other race. Right. Get Carlo's reaction. Tell us about how you feel right now, Carlo. Che pensi adesso? Felicità massima e soddisfazione soprattutto per il cavallo, perché è un cavallo
che per me e per noi è un campione vero. Quando sta bene non abbiamo paura veramente di nessuno, quindi soddisfazione per tutti, soprattutto per il cavallo. Ecco Renato Santese, complimenti in diretta dall'Italia, il proprietario di Cockstyle. Applaudiamo, la stiamo applaudendo. Buonasera, buonasera a tutti. Le facciamo i complimenti. Complimenti. È stata una grande emozione. Come l'ha vissuta lei? Come l'ha vissuta? Come... Complimenti a tutti voi. Io, come le ho già detto, per un problema di lavoro non sono partito, ma per dire la verità, adesso dopo la corsa, lo dico, non sono andato per un fatto scaramantico, perché ero convinto che il cavallo facesse bene e ho preferito guardarlo da casa perché ero convinto che sarebbe arrivato nei primi tre. Ti era totalmente ignorato dal betting statunitense, tant'è che alla fine la quota era di 20 contro 1. Però lei ci ha creduto. Le dico la verità, quando ho visto così stavo per te vicino alla televisione, sentivo voi che parlavate dicendo queste cose, ho detto allora stasera si vince, perché ogni volta che Cockstyle non è favorito vince sempre e delizia tutti quanti i suoi fan. Michele, so che avevi una domanda per il signor Renato. Sì, intanto due domande. Una, qual è il programma futuro di Cockstyle, se lo sa? E la seconda, vorrei un suo commento sulla guida di Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Ma certo che lo sa il programma. Allora le dico, il programma glielo dico, io avevo promesso, adesso le dico pubblicamente a tutti, avevo promesso agli amici di Monte Giorgio, che mi lega un rapporto con loro da una vita, che se il cavallo avesse vinto in America l'avrei portato al Palio dei Comuni a rappresentare il comune di Monte Giorgio. Penso che il cavallo, volendo, il cavallo adesso che ritorna e ha preso bene la corsa, ha preso bene il viaggio, ha preso bene tutto, al 90% saremo presenti a difendere il nostro Palio dei Comuni con il comune di Monte Giorgio. Nella vita quello che conta, mi hanno sempre insegnato, e mio padre in particolare, che la parola negli uomini vale più di qualsiasi cosa al mondo. Siccome è stata una scommessa fra me e loro, loro erano convinti che io vincessi in America, io ho promesso a loro, ho detto beh, se vinco vengo a correre il Palio dei Comuni insieme a Cockstyle, insieme a Usain Toll, insieme a Schiff Orlando. E così farò. Grazie per avercela data in esclusiva. Esatto, esatto. Grazie. No, le dico la verità, perché per Monte Giorgio in particolar modo, per tutti i ragazzi del palio, per tutti quanti quelli del comitato, in particolar modo anche per il sindaco, che nonché presidente della provincia, che mi onoro di essere suo amico, sono persone che lo meritano. Io frequento quell'ippodromo da circa 35 anni, è come fosse la mia seconda casa e pertanto ho dato la parola e cavallo, permettendo, la mia parola non torna indietro. La parola non torna indietro. È un galantuomo Renato Santese, oltre ad essere un proprietario illuminato. Grande soddisfazione. La seconda domanda che avevi, sì, volevo Michele... appunto un suo commento sulla guidata di Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Lei tenga presente che Vincenzo è un grandissimo, perché lo conosco da quando era piccolino, io avevo i cavalli dal papà, da Salvatore, dell'Annunziata, avevo Yucca del Rio, avevo tanti cavalli lì con Del Gall, Giulia Gall, e Vincenzo era un ragazzino, era già promettente. Poi ci siamo un po' persi perché lui se n'è andato al nord, io sono rimasto sempre al sud con i cavalli, ci siamo ritrovati e Vincenzo non ha nulla da dirgli io. Oggi, come tutte le corse, sia il campionato europeo, ha un connubio con Cockstyle alla grandissima. Abbiamo un po' sottovalutato la lotteria perché pensavamo che era una corsa così semplice, quella batteria, che si poteva vincere senza togliere i ferri al cavallo, senza fare nulla, e ahimè ci è venuto un po', l'abbiamo sottovalutata, e ci è venuta perché pensavamo già con la testa
all'International Trot. Mi dispiace per i fan, per i tifosi, per i beniamini, ma l'abbiamo dimostrato che il cavallo c'è ancora, e il cavallo dimostra di essere tra i più forti cavalli al mondo. Ecco, è tra i più forti cavalli al mondo, quindi dopo Monte Giorgio dove lo vedremo? Dopo il Palio. Guardi, io dopo Monte Giorgio decido con i miei soci se correre ancora o farlo fare lo stallone direttamente, perché è un cavallo che onestamente, dopo tutte queste soddisfazioni che ci ha dato in tutto il mondo, e ogni volta che ha corso ha vinto, non so adesso allo Yonkers, ma in tutte le sue corse, basta prendere il palmares del cavallo, non solo le ha vinte, ma ha fatto sempre il record di tutte le corse e tutti gli ippodromi. Io mi auguro che anche lo Yonkers abbia messo il record, mi sembra che abbia fatto 11,2, 11,3, 2000 metri. Non so i record prima com'erano, spero che anche questo, così abbiamo messo il doppio segno anche allo Yonkers. Grazie anche per aver ricordato Salvatore, papà di Vincenzo Piscuaglio dell'Annunziata. Avevo accennato prima che Vincenzo arriva proprio da lì, è una famiglia di lunga data nel trotto, e anche il figlio è un suo driver, sì. Insomma, quindi sarà felicissimo questa sera, sarà felicissimo. Chi l'ha chiamata per primo? Chi l'ha chiamata? Chi ha sentito per primo? Dopo questa le devo dire la verità, ho ricevuto una marea di telefonate, non ricordo, e ancora adesso tra messaggi, mentre che sono in diretta con lei, diciamo che la gran parte dei tifosi, di gran parte degli appassionati e gran parte di tutto il mondo ippico, che poi a dire il vero ognuno di noi diciamo tifa il proprio beniamino, però alla fine siamo tutti accomunati dalla stessa passione. E tutti quanti, quando vince un cavallo che ci mette il cuore, è come vincesse il cavallo di tutti. È il cavallo di tutti, Cox Style. Michele. Cosa prova ad aver vinto in un ippodromo come quello dello Yonkers, sconosciuto in tutto il mondo, vedere la sua giubba trionfare? Che emozione sta? Sono delle emozioni che non hanno prezzo, non hanno storie, sono irripetibili, sono emozioni che ti lasciano il segno nella vita. È una cosa bellissima, è un orgoglio per chi ama questo sport, per chi ha la passione, per chiunque. Io lo auguro a tutti quanti i proprietari che investono e che credono in questo sport, che poi alla fine questa è l'emozione, si riduce magari in un anno di preparazione, di pensieri, di stress, di angoscia, e poi tutto si riduce in due minuti. Io lo dico anche ai miei soci, quando le cose non vanno bene si abbattono, dico: guardi, non vi preoccupate, faccio un po' il capo di mondo, perché ne sono, diciamo, ho fatto il capo. C'è un detto che dice: cavalli, motori, gioia e dolori. Io mi piacciono i cavalli, i motori meno, sono abituato a queste gioie e dolori. Ultimamente, devo dire la verità, ho avuto tante gioie che forse in tantissimi anni, in 45 anni di ippica, non ho mai ricevuto. Forse è come qualcuno vuole che accada questo, ecco. Lei è un team di professionisti, lo dicevo prima, che sono seri, grandi professionisti, umili. Qual è il segreto del team Santese, di Renato Santese? E poi saluti anche i suoi soci. Lei, lo ripeto, questo è il nostro segreto, perché anche il socio che ha un 1% del cavallo o che ha il 5% viene trattato come quello del 70%. Si sentono tutti partecipi, tutti quanti pronti a dire ognuno la loro, ognuno di seguire il cavallo, ognuno sentirsi parte integrante del progetto. E negli ultimi 4-5 anni abbiamo fatto sì che questa nostra esperienza, mia, di Carlo Didia, di Stefano Paladini, di altri soci che abbiamo insieme a noi, ci ha messo insieme con lo spirito che non vogliamo fare un'ippica, visto anche il tempo che è un po' cambiato, i tempi sono diversi, vogliamo fare un'ippica dove non si porta solo più il cavallo dall'allenatore e si telefona per chiedere il cavallo come va o come sta, e quando il cavallo si è rotto l'allenatore ti chiama, te lo riporta indietro, ma insieme all'allenatore
abbiamo fatto un gruppo di team, e questo lo devo dire, devo aggiungere anche Antonau che lo segue giorno e notte il cavallo, devo aggiungere Mattia Orlando, l'allenatore nostro della scuderia, insieme a Emanuele Matteini che è l'altro allenatore, perché i cavalli li teniamo divisi tra il fungo e li teniamo divisi, diciamo, nella nostra abbattivaglia presso il centro sul mare, e questo fa onore perché questo gruppo si sente tutto unito e hanno un solo motto: tutti per uno e uno per tutti. Allora quando si vince, vince la squadra, e quando si perde, perde tutta la squadra. Ecco, siamo in chiusura, ma io la inviterò a Mondotrotto, alla mia trasmissione, e avremo modo di approfondire tanti argomenti, perché voglio anche chiederle del suo impegno nel galoppo, perché so che lei è interessato anche al galoppo. Sì, il mio impegno nel galoppo ce l'ha Stefano Paladini, che è più competente di me, è socio, e lui capisce. Se lei mi fa queste domande nel galoppo, faccio un po' una brutta figura, mi devo ancora afferrare bene. Però prima la mia passione è nei cavalli da trotto. Ecco, prima di lasciare la domanda, una domanda a Michele Ferrari, le voglio chiedere: la prima volta che ha visto questo cavallo norvegese, questo Cockstyle, parliamo un po' della sua storia, di come l'ha preso. Le spiego: la prima volta che abbiamo visto questo cavallo ce l'ha suggerito, perché questo bisogna sempre dirlo nella storia, perché la verità bisogna sempre dirlo, è stato Wimpal. Io andai in Svezia, prima di andare a parlare io, mandai il mio socio Paladini e il socio Carlo Di Dia, che tra l'altro è il dottore veterinario che segue il cavallo dall'A alla Z, anche adesso è presente in America dietro al cavallo, ogni corsa importante che fa il cavallo, nonché socio, c'è anche lui presente sempre per il cavallo, dove poi è anche il medico, il veterinario di tantissime altre scuderie importanti e anche di tantissimi altri avversari nostri. Questo fa capire lo spirito che noi abbiamo di gruppo. Per noi è l'Ippica che deve andare avanti. Se vinciamo noi sono contenti, ma se vince un altro e fa spettacolo come lo facciamo noi, ci sbattiamo le mani, anche se non siamo contenti che abbiamo vinto noi, ma siamo contenti che si è fatto lo spettacolo. Il cavallo, andarono loro a vederlo, vinse, e poi sono andato io, dopo che è passata la visita, a definire il tutto con il proprietario. L'abbiamo tenuto da Wimpal, poi l'abbiamo portato in Italia, l'abbiamo portato a Casillo, grazie a Gennaro Casillo che l'ha messo su Sabbione, ha vinto tante corse, poi l'abbiamo portato di nuovo da noi in allenamento a casa nostra, l'abbiamo portato in altri centri e in altri allenatori, perché volevamo sempre decidere noi, diciamo, la guida del cavallo, e non volevamo avere impegni con gli allenatori. Finalmente siamo arrivati che capivamo che andavamo sempre in difficoltà, perché ogni allenatore è il proprio guidatore e non potevamo mettere in difficoltà l'allenatore con il guidatore, abbiamo deciso di fare le cose tutte in casa, scegliendo noi ogni volta insieme all'allenatore dove correre e impegnarci, però con il guidatore lo scegliamo noi. E questo, onestamente, devo dire, negli ultimi anni ci ha dato ragione, vuol dire che questa è stata la nostra, diciamo, scommessa vincente fino a questo momento. Beh, complimenti. Allora, intanto che lei parlava e ci spiegava tutta questa storia, Ettore Berbetta ha preso punti, scriverà un libro su Cockstyle, mentre sta per scrivere, per mettere online, un articolo su questo brillante successo, Michele Ferrari, che è l'ultima domanda per sì, lei. Rimanendo sulla stretta attualità, siccome domani a Treviso si corre il Gran Premio Memorial Biasuzzi, lei presenterà in pista Callisto, come sta il cavallo? Il cavallo sta bene, il numero è difficilissimo, corriamo per prendere posizione, cerchiamo di correre gli ultimi 400 metri in arrivo, perché il cavallo, come ben sapete, non corre da due mesi, è rientrato a Napoli, ha fatto una discreta corsa, lo corriamo lì in questo centrale per questo Gran Premio, chiedo scusa, per fargli venire più avanti in condizione, e poi saremo pronti all'Europeo a Modena, questo è il nostro obiettivo. Sarà sicuramente il più bello, perché in greco Callisto significa il più bello. Abbiamo scoperto questa sera che Cockstyle si pronuncia Cockstyle e non Cockstyle, come hanno detto gli amici, i colleghi americani. Perfetto. Io la ringrazio molto, le faccio i complimenti, perché
Il suo cavallo ci ha regalato tante emozioni, ma ce le ha regalate tante emozioni anche lei. Perché un proprietario che dice... Io devo fare anche, devo fare i complimenti a Ecos TV, perché avete fatto un ottimo servizio e avete messo in condizione a tutti noi appassionati di farci vedere questa corsa dell'America, che non voglio polemizzare, ma probabilmente qualche altra televisione che lo doveva fare non l'ha fatto, e questo vi fa onore, vi fa piacere a seguire, lo dico pubblicamente, io così sono fatto. La ringrazio per i complimenti, tutti i nostri telespettatori possono vedere tutto il palinsesto delle corse americane, galoppo e trotto, dalle 18 in poi, dopo essersi annoiati con le mie trasmissioni Mondo Galoppo e Mondo Trotto, possono vedere, divertirsi con le corse americane. Ecco, le stavo dicendo che ci ha emozionato il suo cavallo, ma ci ha emozionato anche lei, signor Renato, perché non è da tutti, dopo aver vinto l'International Trot, che abbiamo capito che è una grandissima corsa, abbiamo parlato della sua storia, dire che per mantenere la parola data gli farà rappresentare Monte Giorgio al Palio dei Comuni di Monte Giorgio. Onore, chapeau a Renato Santese e un applauso da tutti noi. Grazie, grazie signore. Arrivederci a Monte Giorgio. Grazie. Ci vedremo a Monte Giorgio. Arrivederci a Monte Giorgio, ha detto Ettore. Grazie. Siamo proprio in chiusura. Grazie a tutti voi, grazie a Renato Santese, grazie a Michele Ferrari e grazie al Pico Mirandola del Trotto, qui Ettore Barbetta. Grazie a tutti voi cari telespettatori, seguite il palinsesto di Equos per vedere le corse americane, ma anche per, insomma, vi raccontiamo tante storie in Mondo Galoppo e in Mondo Trotto. Arrivederci. They're off to a perfect start. Toward the inside, it's Tycoon Conway Hall. Now hustling up on the outside, Curie D with speed, and in between rivals in third is Stole the Show. But from Denmark, Curie D has cleared the field and opens up by three lengths on Tycoon Conway Hall, representing Denmark. Then on the outside, it's Coke Steel in third. With Stole the Show, they're right alongside both Norway's representatives as they head to the half mile. Then second over is Back of the Neck as they approach the quarter pole. It'll be inside Canada's Loved by the Masses, about eight lengths from the lead. Etonaut got away well. He's on the outside third over. Down to his inside is Kennedy. They went the opening quarter in 27-4 as they move around the clubhouse turn the first time. Zach on Joe is now fourth over, and down toward the inside, the trailer is US's It's Academic. They move towards the half mile, and it's a clear lead here for Curie D from Denmark. The lead is swelled to six lengths on Tycoon Conway Hall. Then it's a gap of three inside. Coke Steel Stole the Show is on the outside, causing a bit of a logjam at this point. They went a half mile in 55-2, and isolated on the lead is Curie D and Okie Swanstedt. They lead it by about seven or eight lengths over Tycoon Conway Hall as they head towards three quarters. Next and third and saving all the ground, Coke Steel Stole the Show, has been out a long way. So the two Norway representatives are side by side, and now a three wide blitz from Back of the Neck is starting to improve. Also three wide from the back is Francis Etonaut. Down to the inside, Canada's Loved by the Masses. And then Kennedy from Sweden, they won three quarters, 1:24 as they move down the backstretch. And the clear leader has been Curie D every step of the way. Back of the Neck is making steady strides from the back of the pack. And dropping back toward the inside is Tycoon Conway Hall. Coke Steel looks to rally late in the game. And Curie D, the legs are getting heavy. They're looking to swallow that one up. They went the mile in 1:54-2 on the final turn in the Yonkers MGM International Trot. And it's Back of the Neck and Coke Steel side by side. Four lengths back, Canada's Loved by the Masses on the far outside. Closing in from well back, Dave Miller. And it's Academic, they're into the stretch. And on the outside from Norway, Coke Steel has taken the lead and is kicked away from Back of the Neck in deep stretch. Norway's got it with Coke Steel. Won it by four. Back of the Neck second from the U.S. It's Academic from the U.S. was third. And Loved by the Masses, 2:23 for the mile and a quarter. Well, a scintillating edition of the Yonkers International Trot.
Curie tried to steal the race just ragazzi, ragazzi, Kockstein ha vinto Kockstein, ve lo aspettavate ragazzi, l'abbiamo detto, un'emozione unica, un'emozione unica. Marco, grande, grande, grandissimo, guardate, rivediamolo, commenta Marco. Passa facile, cioè, gli è venuta la corsa che chiunque sognerebbe, con Curie D davanti a tirar via e a ritmo assolutamente folle, ma tirava come un pazzo, guidato da Dio, guidato bravissimo da Dio. Vincenzo.